Ciao! Oggi vedremo insieme come fare un pompon. Ci serviranno il set per pompon della Prim, un paio di forbici e un gomitolo. Cominciamo avvolgendo due capi di filo attorno alla prima metà del supporto per pompon e procediamo con tanti strati quanti ce ne servono per ottenere uno spessore consistente e uniforme. Terminata la prima parte, senza tagliare i fili, passiamo alla seconda in questo modo. Anche qui avvolgiamo il filo attorno al supporto fino a ottenere lo stesso spessore uniforme della prima metà. Quando abbiamo raggiunto lo spessore desiderato, possiamo prima chiudere il supporto, poi tagliare il filo. In questo modo non corriamo il rischio che si srotoli. Tagliamo inoltre un pezzetto di filo che ci servirà poi per chiudere il pompon e lo mettiamo da parte. Infilando la punta delle forbici nella fessura del supporto, andiamo ora a tagliare tutti i fili, da una parte e dall'altra. Prendiamo adesso il filo tagliato in precedenza, lo infiliamo nel buco alla base del supporto e andiamo a fare un nodo doppio, passando per la fessura da cui abbiamo appena tagliato i fili. Una volta annodato, siamo pronti per aprire il supporto e liberare il nostro pompon, che ora sarà solo da spuntare e sistemare. Prima di salutarci, vediamo insieme come sostituire le parti mobili del supporto Prim, che ci consentono di realizzare pompon di misure differenti. Per rimuovere i semicerchi azzurri, che sono la misura più piccola, sarà sufficiente tirare la parte alta leggermente verso l'esterno. Per montare i semicerchi verdi, la misura più grande, basterà esercitare una leggera pressione finché non sentiamo un click che ci informa che il supporto è perfettamente incastrato.